faccia. As a downtown fair singing out proud Mary as she cruises Christopher Street, and some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure. Spesso erano figure che spiazzavano l'avversario, spiazzavano l'interlocutore. Basti pensare alla figura di Mario Mieli, che andava travestito da donna, truccato con i tacchi, a distribuire volantini sul vero comunismo di fronte ai cancelli dell'Alfa Romeo. A me interesserebbe sapere se tu pensi che in fabbrica da voi ci sia nei confronti dell'omosessualità un atteggiamento di disprezzo, di tolleranza oppure di comprensione. Cioè di operai sbigottiti che in situazioni analoghe, trovandosi una checca di periferia, l'avrebbero corcata di botte, e di fronte a Mario Mieli rimanevano esterefatti, senza parole e affascinati. C'è qualcuno di voi che è disposto a dire di non avere mai avuto in tutta la sua vita una voglia di tipo omosessuale? Darsi, ci sarà anche quell'occasione, no? Anzi, ci sono delle occasioni, però uno non è che ne approfitta. Perché ma perché non approfittarne? È piacevole! È piacevole! Ma bisogna capire perché tu capisci. I collettivi autonomi rivendicano il diritto alla felicità, battendosi contro le norme sessuali borghesi, ma anche contro l'omofobia che serpeggia nella sinistra rivoluzionaria. Ci furono molti scontri con i gruppi di comunisti veri, duri e puri, gli etero, che ci consideravano delle pazze assolutamente da reprimere e da tenere a distanza. Infatti alcuni degli slogan che si gridavano nelle prime manifestazioni di piazza erano anche slogan proprio per irridere a questo atteggiamento da comunista duro, puro e macho. Lotta dura contro la natura, per esempio, oppure lotta dura per la verdura. Oppure è ora il trucco a chi lavora. Uno dei più famosi allora era come mai sempre in culo agli operai, e noi aggiungevamo d'ora in poi lo vogliamo pure noi.